Il 10 ottobre il presidente Mauro Laus ha aperto la seduta del Consiglio regionale con la commemorazione della 67esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro, tenutasi domenica 8 ottobre. Alla cerimonia, che si è conclusa con la lettura delle 53 vittime del lavoro del 2016, è seguito un minuto di raccoglimento. Il presidente Laus ha ricordato anche l'ultima vittima piemontese in ordine di tempo, l'operaio deceduto il 9 ottobre nella zona di manovra di Mirafiori a Torino. Domenica 8 ottobre si è celebrata la 67esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. Giornata che intende onorare la memoria dei caduti sul lavoro e richiamare l'attenzione di tutti i cittadini e le cittadine su questo drammatico fenomeno sociale. Anche quest'anno il Consiglio regionale del Piemonte vuole dedicare uno speciale momento di ricordo a chi in Piemonte ha perso la vita sul posto di lavoro. Ringrazio anche a nome dell'Assemblea la direttrice regionale dell'INAIL, dottoressa Alessandra Lanza, e il presidente piemontese dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Silvio Olivero, per la loro partecipazione qui oggi. Dai dati in nostro possesso, in Piemonte nel 2016 ci sono stati 53 infortuni mortali. Sfortunatamente i numeri ci dicono che sono aumentati rispetto al 2015 e quindi questo deve essere un momento di richiamo forte al tema della sicurezza sul lavoro, che costituisce un indicatore importante del livello di civiltà di un paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali. Qualsiasi incidente sul lavoro è infatti intollerabile e anche una sola vittima infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile. Ancora solo ieri un operaio è morto nella zona di manovra dei treni a Mirafiori. Occorre ancora insistere affinché si realizzi pienamente l'osservanza di tutte le tutele utili a garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Per dare concreta applicazione alle normative, tutte le amministrazioni pubbliche, per le rispettive competenze, devono essere impegnate con ancora maggior impulso sulla prevenzione. Sono intervenuti alla commemorazione la direttrice regionale dell'INAIL, Alessandra Lanza, e il presidente piemontese dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Silvio Olivero. Direttore, com'è la situazione quest'anno? Grazie anche per il momento che il Consiglio regionale dedica. L'attenzione da parte delle istituzioni, sia la Regione ma poi l'INAIL in prima persona, c'è sempre, anche se c'è stata una lieve diminuzione degli infortuni mortali e anche degli infortuni totali, non deve calare quello che è l'attività che l'INAIL svolge, così come dovrebbe svolgerlo anche oltre tutte le istituzioni e anche la società, su quella che è l'attività di prevenzione degli infortuni. Abbiamo appena visto che gli infortuni mortali sono sempre un numero elevato, 55 sono stati quelli riconosciuti, 81 i denunciati dei morti sul lavoro. 48.000 circa sono gli infortuni, il numero degli infortuni totali. L'attività dell'INAIL è proprio per sensibilizzare le aziende sulla prevenzione di tutti gli eventi o gravi o mortali. Quindi puntiamo sui bandi come manifestazioni di interesse, sui bandi per cercare di incentivare le aziende ad adeguarsi, a mettersi a norma, ma anche su quelli che sono le attività degli infortuni stradali, che possono evitare gli infortuni stradali, quindi le attività culturali che partono proprio dal mondo della scuola. Ecco. Per diminuire il numero degli incidenti bisogna essere più attenti. E allora, solo che purtroppo la società oggi si nota molto egoismo e l'egoismo porta disattenzione. Invece se una persona è serena, è contenta, è felice, è più attenta a quello che sta facendo e così si evitano infortuni, incidenti sia sul lavoro, sia a casa, sia in macchina. E poi la prevenzione, noi come AMIL la prevenzione la facciamo nelle scuole. Ho visto che quello è molto importante nelle scuole elementari, le classi quarte e quinte, perché si ha un doppio effetto. Il bambino assimila subito e poi il bambino trasmette ai genitori il messaggio.